arriva la seconda gravidanza, viene a conoscenza di essere affetta da un tumore davvero molto aggressivo. Combatte con questa malattia per ben 7 anni, decide di portare avanti la gravidanza, nonostante tutto, nasce appunto il suo secondo figlio e purtroppo però poi questa malattia la porta via. È l'8 febbraio di quest'anno, del 2019. Allora nel prossimo filmato ascoltiamo la testimonianza del marito, del parroco e degli amici di Caterina. Sono al buio, penso a te, chiudo gli occhi e penso a te. Ho conosciuto Caterina nell'estate del 2008. 16 giugno ci sposiamo e dopo una settimana circa scopriamo che Cate stava aspettando già un mio. La sera stessa di questa bella notizia scopriamo che Cate ha un tumore al seno. La scelta è sempre stata di portare avanti la gravidanza, di non abortire e di guardare quella che la Madonna ci avrebbe messo davanti. E dopo un'altra settimana arriva una chiamata da Milano, dall'Istituto Europeo Oncologico, dicendoci che una speranza lì ci sarebbe stata per portare avanti questa gravidanza. Giacomino è sempre cresciuto normale, anzi, sempre di più, le chemio, la cate, la sono superate senza nessun problema. Dopo che Giacomino nasce, per noi e per i medici di Milano, la cate è guarita completamente. Nel 2015 riparte la malattia con metastasi al fegato e alle ossa. La malattia per lei è stata la sua strada perché gliel'aveva data il Signore. Quello che noi abbiamo visto in Caterina è una donna che in una situazione così drammatica, una situazione così drammatica l'ha fatta diventare un cammino di santità. Io ci vedo davvero tanto, tanta santità in lei. Lei è stata capace di toccare veramente il cuore di tutte le persone che l'hanno conosciuta. La Katia era così, se una persona aveva bisogno di una mano, lei gliela dava, ma non solo una mano, anche il cuore gliela dava. L'amore è contagioso. E quindi è diventata una grande compagnia, tanto che l'ultimissimo giorno la casa di Johnny e Caterina era piena di gente. Si faceva i turni per andare nella camera a salutare la Cate. La Cate muore l'8 di febbraio, la chiesa era strapiena, no, non ci sembrava più. Tutti noi siamo con lei, lei tutti i giorni ci riempie il cuore di amore. È molto forte, devo dire, perché voglio precisare che Caterina ha continuato a portare avanti la gravidanza senza appunto sottoporsi, insomma, nonostante tutto, no? Quindi questo è davvero un segno di amore fortissimo, perché forse i santi sono proprio questi, quelli che riescono a contagiare tutti grazie proprio all'amore che hanno dentro e che scelgono, eh? Questo amore è scelto. Esatto, penso sia proprio questa la dinamica di fondo della vita cristiana che poi nei santi e nelle sante, ecco, trova una sua manifestazione straordinaria. Appunto, grazie a Gesù, impariamo ad amare la nostra vita, impariamo a amare la vita di tutti, impariamo a ricevere la nostra vita come una benedizione, impariamo a fare della nostra vita una benedizione per tutti. E quando questo elementare della vita cristiana raggiunge queste forme, poi scoppia in queste scelte, in queste cose che sono per noi di consolazione e sono anche per noi di grande esempio. Quanto è importante, direttore, raccontare o comunque riproporre queste figure per la società di oggi, una società egoista, una società che molto spesso ha il cuore proprio di Proprio per questo che è importante, perché sono figure che vanno controcorrente e che ci dimostrano che un'altra vita, un altro esempio è possibile. La santità oggi è un concetto, se vogliamo, anche un po' antico, ma lo rende moderno la nostra necessità di avere dei punti di riferimento. Noi tutti abbiamo bisogno di punti di riferimento, se sono all'inizio i nostri genitori, un fratello, una sorella, un amico, un insegnante.
Nella santità, personalmente, io trovo l'elemento della normalità, una cosa che mi piace molto, vedere anche la paura, la fragilità, che poi magari viene superata sicuramente dalla fede, ma quella santità della porta accanto, di cui parla Papa Francesco, è sicuramente il punto di riferimento di cui molte di noi oggi hanno bisogno. Una santità che può essere raggiunta nella quotidianità, anche nell'ambito del proprio lavoro, insomma, ciò che fa la differenza è proprio fare il tutto con amore. Questo era quanto ci proponeva Balaguer. Allora, proprio per questo abbiamo ascoltato Pippo Conigliano, che è un esponente autorevole.